Buongiorno a tutti e benvenuti. Innanzitutto mi presento, mi chiamo Fulvia e sono una socia volontaria del Touring Club Italiano, associazione privata non profit che da 126 anni si prende cura dell'Italia come bene comune. E pensate, questa mattina mi trovo in un luogo meraviglioso che si trova proprio dietro alle mie spalle. Si tratta del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Ma direi di non perdere altro tempo, seguitemi! Stiamo percorrendo il corridoio della Segreteria Generale e qui ci troviamo di fronte all'Opera di Nunzio, Salina del 1993. Trasferitosi a Roma per studiare presso l'Istituto e l'Accademia di Belle Arti e diplomatosi in scenografia con Toti Scialoia, Nunzio, come molti altri artisti, trasferisce il proprio studio all'interno dell'ex Pastificio Cerere. In collaborazione con Bianchi, De Stice, Cobelli, Gallo e Pizzicannella, contribuisce alla nascita di un polo dell'arte contemporanea. L'opera è una forma irregolare, caratterizzata da gesso, legno e lamine colate di piombo, organizzate in forme regolari. Stiamo ammirando uno dei celebri quadri combinatori dell'artista Eugenio Giliberti, in cui i protagonisti sono i quadratini colorati. La vera svolta nella sua carriera venne però nel 1992, quando iniziò a lavorare con i quadratini colorati. In quest'opera, pensate, prende 10 colori e li scompone nelle composizioni base, 2800, riuscendo a creare 25.200 tessere di colori o quadratini colorati. Ossimoro sorvolante, si tratta della stampa lenticolare realizzata dall'artista Luigi Ontani. Il lavoro è caratterizzato dalla sovrapposizione di due o più fotografie e a seconda di come noi osservatori ci muoviamo di fronte all'opera, essa sembra cambiare e muoversi. Nell'opera vediamo rappresentato l'artista stesso. Se ci muoviamo possiamo vedere che la maschera del moro che ha tra le mani, sormontata da una corona d'ossi, la troveremo sul suo volto. Ed è proprio questa caratteristica che dà il primo nome all'opera, vale a dire ossimoro. Per quanto riguarda la seconda parte del titolo, vale a dire sorvolante, si rifà alla presenza dell'aereo che è nella parte superiore dell'opera. Dunque, vi aspetto qui nel corridoio della Segreteria Generale per ammirare quest'opera e le altre esposte.